Secondo alcuni siti web, Patrizia Mirigliani è nata a Trento nel 1951. Sin da piccola ha affiancato il padre nell'organizzazione del concorso di bellezza di Salso Maggiore Terme. Riguardo la sua vita privata sappiamo che ha una sorella di nome Rosaria e che è stata sposata per molti anni con Antonello Pisu, imprenditore del Trentino Alto Adige. I due si sono separati da molti anni. Dalla relazione con l'imprenditore è nato il figlio Nicola. Ultimamente si è molto parlato del ragazzo e della sua storia, perché è entrato a far parte del cast del Grande Fratello VIP 6. Nicola ha avuto un passato molto difficile. Per anni è caduto nel baratro della droga e ci sono voluti molti anni e l'aiuto fondamentale della madre per far sì che si lasciasse alle spalle il buio periodo. Ma Miss Italia tornerà sulle reti, Rai? È un po' la domanda che si stanno ponendo i tanti appassionati del concorso di bellezza, che vede come campionessa in carica la modella napoletana Zeudi Di Palma. Stando a quanto rivelato al quotidiano Il Tempo da Patrizia Mirigliani, direttrice del concorso e figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo, il ritorno sulla Rai sembra ancora una volta pieno di ostacoli. È tutto ancora working in progress, le parole di Patrizia Mirigliani riportate anche dal sito La Nostra TV, ma posso assicurare che avremo la Miss Italia 2022. Sarebbe stata un'opportunità andare in prima serata in un'edizione speciale dei Fatti Vostri. Il programma non sarebbe costato un euro alla Rai. Questa delusione è ancora maggiore. L'imprenditrice originaria di Trento fa capire di essere particolarmente delusa da questa situazione, ma al tempo stesso di voler continuare a lottare per la causa. Pare che i valori del concorso non siano più in linea con quelli che sono i valori di oggi. Questo preconcetto c'è solo in Italia. Continuerò a portare avanti la mia battaglia contro l'ipocrisia e i preconcetti, ha detto la Mirigliani.